Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su Arcade Paradise. Oggi imparo male a giocare a biliardo, ma almeno sblocco una marea di obiettivi nei videogiochi e i guadagni aumentano a dismisura. Infine, contro ogni aspettativa, allarghiamo ancora la sala giochi, restringendo invece la lavanderia e sblocchiamo tanti nuovi cabinati. Buona visione! Signori, probabilmente la maggior parte di voi non ha alcun dubbio, ma lo dirò ancora una volta. Sono un pirla di proporzioni bibliche, ho passato letteralmente 2 ore nella sala giochi a completare obiettivi, anzi, ad avvicinarmi il più possibile a completare i vari obiettivi secondari. E mi sono completamente dimenticato di prelevare i soldi dalle macchinette, adesso mi sono accorto che sono quasi tutte piene. Ma porca di quelli per porca, lo so, lo vedete, ce l'avviso in alto a sinistra, porca di quelli per porca. Yeah, intanto ho completato un obiettivo secondario. Quanti soldi abbiamo da parte? $6,300, sono veramente un bel po' di dindini. 2,38, mi pare che il limite sia 250. Tante macchinette non ci arrivano neanche al suddetto limite perché, se la sa. Come ho detto, dobbiamo cercare di completare gli obiettivi secondari. Però vedete, quella di prima era 2,50. Qua ci sono passato io una marea di tempo. 2,69. Perché questo può accumulare più denaro degli altri? Ok, questa è stata strana. Abbiamo già accumulato $1,800, $2,029. Ecco, questa sarà la macchina che non ha guadagnato niente. 88. È anche comprensibile. 158 qui. E 2,50 su quest'altra. Ottimo, ho provato a fare quello dell'elicottero, ma è diventato snervante. No, vi giuro, alcuni cabinati mi stanno facendo salire La so. Un odio di proporzioni bibliche. Però ho passato un sacco di giorni all'interno di questo posto e, oltre alla quantità immane di panni che ho lavato, posso confermarvi che cominciamo a fare i big quattrini. È qualcosa di assurdo. Aspetta che devo anche andare a svuotare l'immondizia. Ma che ore sono? Le 17:12, ma parche di quelli per porca. Allora, vediamo di buttar dentro. Sto cercando di non sprecare neanche un centesimo. La rottura di scatole, più che altro, sono gli obiettivi, quelli quotidiani, che ti danno le sterline. A un certo punto ci ho rinunciato perché mi ero leggermente rotto le scatole. Se andiamo su Arcade Mania, tuttavia, possiamo comprare... Maronne, guarda che spettacolo! Il tavolo da biliardo, $4,000. Questo attirerà uno sfacelo di persone... Ve lo garantisco. E mi restano $2,300. Oh, porco care. Sono pochissimi. Al massimo possiamo comprare. C'era quello di comunisti da Marte. Aspettate che mi si è buggata. Allora, 2 secondi, Lunino. Vai così. Perfetto. Mi si bugga ogni tanto l'interfaccia. Eccolo qua. Comunisti da Marte. Perfetto. Ah, è vero. Quando collego il controller mi si sminchia praticamente tutto il resto. Allora, avevo un obiettivo su Woodgall Junior che mi richiedeva di abbattere i tronchi. Ovviamente ho messo tutti i cabinati in facile al fine di riuscire a completare. Ah, che due maroni. Le suddette sfide le ho lasciate a pochi passi, più o meno, dal relativo completamento. Yay! Obiettivo completato. Che gioia. Il problema è che così facendo abbiamo tecnicamente guadagnato di meno, ma come avete visto i soldi non sono un problema. Non è vero, ma nella vita. Allora, li abbiamo completati 3 su 3 tutti. Allora, vediamo un po'. 9,69 non sarebbe poi così male. Oppure, no, in difficoltà facile non va bene. Facciamo così, difficoltà media ad 1,50. E questo è fatto, porco cane. Praticamente si genera $10 all'ora. Considerando che siamo qui dalle 8 alle 23, ovvero 15 ore, genera praticamente $150 al giorno senza che io debba fare nulla. Cosa vuoi di più dalla vita? Avevo poi degli obiettivi secondari con UFO Assault. Gioco abbastanza noioso. Ho scoperto che in difficoltà facile, praticamente, le tue bombe distruggono una quantità spropositata dei vari edifici. E pertanto è stato più facile completare l'obiettivo che mi richiedeva di abbattere quanti più piani dei suddetti edifici possibile. Per quanto devo dire che è un gioco veramente noioso. Mi sono rotto le balle. Oh, obiettivo completato in 826 modi diversi. Ok, esci. Ottimo. Purtroppo mi resta ancora un obiettivo, ma dopo un po' ti rompi le scatole. Vedete, in facile è tutto più semplice. Cioè, già così rende $10. 11,12. 11,42. Mi sa che non possiamo fare di più, eh. Perfetto, quindi come prima difficoltà media, costo per giocata $1. Ok. Con le freccette avevamo completato, mi pare, quasi tutto. Lì io non ci salgo. Questo è fetente nel profondo. Sono un pirla di proporzioni bibliche. Non mi dire che questa si è riempita. Levati, barbona. 2,42. C'eravamo molto ma molto vicini. Aspetta che ho ancora un po' di panni da stendere. Sì, vabbè, da togliere dalla lavatrice. Manca solo che li devo anche stendere. Maronne, che mi ricorda che devo fare... Anzi, no, devo ritirare il bucato.
Ah, troppe cose da fare nella vita vera. Povero telone, che oggi poi sono stato malissimo. Un mal di testa di proporzioni bibliche. Santi antidolorifici. Ragazzi, non usate antidolorifici, ma ogni tanto devo dire che fa incomodo. Cioè, ma che ore sono? Vabbè che tanto possiamo mettere tranquillamente i panni a lavare, stendere, via dicendo. Grazie alle nostre lavastrici d'oro ci prendiamo sempre la SLU. Che carepito il codrim. Ci prendiamo sempre una S lunga. Ammetto, mi dispiace che in questo gioco non ci abbiano lasciato personalizzare anche la nostra attività principale. Che ne so, cambiando lavatrici, prendendo magari quella di più potente, di più veloce. Sarebbe stato molto più completo il gioco in questo modo. Si sono focalizzati troppo sulla storia dei cabinati. C'è qualcosa che mi puzza tuttavia. Avrete notato lo scorso episodio che inizialmente qua c'era una rete e non c'era nulla. Qualcuno, Queen Construction, non è nostro padre, vero? Dicevo, qualcuno ha comprato la proprietà dall'altra parte e la sta convertendo per farci qualcosa. E mano a mano che noi andiamo avanti con la trama, che espandiamo effettivamente il nostro arcade, la struttura stessa viene sviluppata. Spero davvero che non stiano facendo la stessa attività, un arcade, via dicendo, proprio davanti a casa nostra. Racer Chaser si è rotta, porco cane. L'avevo riparato prima. Cioè, peggio, i setacci schifosi, levatevi. Porco cane, che schifo. Buongiorno, gioco. Grazie, sì, perché non, ogni tanto non ti punta gli insetti. Sembra... Voglio dire, già ho giocato a Grounded oggi, ma vabbè, dettagli. Aspetta, a posto. Allora, avevo un altro obiettivo secondario anche su Zombat. Porco cane, spero che sia rimasto in difficoltà facile. Devo uccidere un po' di zombie e... Aspetta, alcuni obiettivi sono impossibili. Ah, ne ho completato uno che mi richiedeva di far fuori 5 zombie con un unico colpo del fucile da cecchino. In verità neanche mi sono accorto. Ci ho passato decisamente troppo tempo. Aspetta. Non è neanche male come gioco, se non fosse che t'ammazzo in un solo colpo. Mi avrebbe fatto piacere poter avere delle vite extra, in modo tale da non ricominciare sempre tutto da capo. Ho il fatto stesso che non ti mantenga le armi è abbastanza fastidioso. Ah, buongiorno, io sono il telone. No, non adesso. Porca puttana, mi hai fatto prendere un colpo assurdo. Aspetta, ti ricordo che io purtroppo non vedo il mirino. C'hai la nonna trota, c'hai la nonna uber mega super trota. È nel nostro interesse eliminarli il più rapidamente possibile, perché sennò cominciano ad accumularsi e sei bello che morto. Nel giro di pochi secondi, mi scopriamo fra poco. Sì, è il lanciafiamme. Tutto fa una mare di danni, perché c'è anche il fucile da cecchina. No, non volevo prenderlo. Sono pieno zeppo di granate, peraltro. Ho scoperto solo dopo... Aspetta. Che puoi portare con te più esplosivi. Arco cane, avrebbe fatto comodo. Nei precedenti episodi, soprattutto quando gli zombie cominciano ad accumularsi letteralmente a vista d'occhio. Guarda quanti! Ho finito le bombe in mano! Porco cane! Gioco, preferirei che me le dessi tu perché a me servono 200 monetine. Aspetta. Porco cane, non riesco a vedere il mirino. Non riesco a vedere il maledettissimo mirino. Oh, sto tizio non riesco a farlo fuori. Mi ce la voglio. Bisogna stare super attenti agli zombie, quelli ultra veloci. Aspetta. Oh, delle bombe a mano! Non ho lanciato la bomba a mano. No. Aspetta. Che tutte le armi sono lì. Prendi le monetine, corri. Ok, ce l'ho fatta. Aspetta. Devo eliminarli molto rapidamente. Ok, prendo la bomba a mano. Vai, che fatta. Vai, morite. Orco cane. Ho preso l'arma per errore. No. Ok, ho completato un obiettivo secondario. Quello degli zombie. Questo è poco ma sicuro. Fastidio però. Ok, sentite, domani completo il resto degli obiettivi e lasciamo i panni nelle lavatrici. Lo sanno tutti che se lasci i panni nella lavatrice più a lungo diventano più profumosi e morbidi. Non è vero, mai nella vita non fatelo, gente, che puzzano dopo. $1700, che spettacolo. Oh, ora ci divertiamo. Vediamo un po' quanto è grosso. Tutto lì. Mi aspettavo tipo un pacco abnorme. Bello, Bronson Sport. Un nome che è tutto, un programma. Dovrò giocare col biliardo, non ci ho mai giocato. Lo so, c'è un unico punto. Poi qualcuno mi spiega perché sto cocchio di gioco è tutto messo storto. È tutto storterrimo, porco cane. Ma non puoi metterlo dritto. Ah, aspetta, arriva anche il secondo cabinato dei comunisti da morti. Deve essere gioco molto divertente. Uila, guardalo, rosso ovviamente. Mi sembra giusto. Ah, è uno di quelli che ha lo schermo anche buttato ben dentro. Scusate, ma quanti cabinati ci mancano? Io vedo un sacco di spazi. Senti, per adesso mettilo lì. Nella descrizione dicevano che c'erano oltre 30 cabinati. Mi stai dicendo che ne ho solo 17? Sottolineo solo. La cosa dell'immondizia comincia a rompere le scatole, però. Cioè, era interessante all'inizio. Wow, oh mio Dio, il negozio è sporco. Guarda, ignoro tutto, porco cane.
Adesso comincia a darmi un po' fastidio. Bello lui. Ok, fra 2 secondi voglio provare a giocarci. Datemi solo un secondo, perché sapete molto bene che se questo luogo è sporco i guadagni sono inferiori. In lavanderia no, cioè in lavanderia non gliene frega popo nulla a nessuno. Allora, fammi vedere anche i comunisti, guardalo. Quanto non è rosso, porco cane. Non sarei che quale sia l'obiettivo. Comunisti da morte. Devo, ho capito adesso, devo praticamente fermare i missili che stanno cadendo. Aveva un altro nome un tempo sto gioco, ma posso anche sparare tipo all'UFO? Oh, sì, con il controller è 1 miliardo di volte meglio. Laser power? Ah, non possiamo sparare all'infinito. Quindi dobbiamo praticamente fermare tutti i missili che arrivano. Ah, ed è praticamente ad ondate. Oh, porco cane, adesso ho visto la barretta. Ah, sono daltonico, si nota poco la barretta. Serve a evitare che io spammi in continuazione il tasto d'attacco. Ok, ho preso l'UFO. Incredibile, ma vero. Adesso gli attacchi sono molto, ma molto più veloci di prima. Oh mio Dio, dimmi che possiamo potenziare il nostro laserone. Poi, perché il laser stia uscendo da un... Dicevo, da un'antenna parabolica, non ci hai dato sapere? Sì, siamo rimasti colpiti, sono cose che capitano. Ho capito, low battery, però con qualcosa devo attaccare. Ah, ok, dobbiamo fare tipo gli attacchi a catena. Che abbiamo preso l'UFO. Mi fate dare un'occhiata giusto agli obiettivi secondari. Aspetta che col controller, un incubo. Realizza una combo di 10. Schiera 1000 testate nucleari. Che vuol dire schiera? Ottieni un record di 10.000, supera l'ondata 8. Ah, deve essere probabilmente da porco supremo. Ah, ho scoperto un'altra cosa. Vedete che potete anche causare una sorta di reazione a catena. Sono esplosi un sacco di navi, missili e via dicendo che si trovavano in quello specifico punto. Oh, ok. Questo ci potrebbe aiutare in futuro. Porco cane, quest'ondata è decisamente più seria di quelle precedenti. Aspetta, lo so, ho finito l'energia. Non ce la faccio. Ci sono dei vestiti bagnati, lo so. Porta, pazienza, che non posso fare i miracoli pure io. Ok, aspetta, non ce la faccio a parare questo. Ricarica il laserone. Questo lo prendiamo, perfetto. Sono riuscito a recuperare per miracolo. Oh, questi non li paro. Ok, ce l'ho fatta. Buccio di chiurlo, fammi fuori l'UFO, cortesemente. Ah, la storia di energia è finita. Troppi colpi, ok, no. Se ti pigli tutta la mia esplosione. E dimmi che sarà l'ultimo. Yay, forse ci arrivo all'ondata 8. No, aspetta, hai detto che la devi superare. Non ci devi arrivare, Lon. Sarebbe decisamente troppo semplice. Ho preso anche l'UFO. Ok, mi sto difendendo abbastanza bene. Boni. Porco cane, aspetta. Speravo di farne fuori qualcuno con le reazioni a catena. Ma così non è... ma così non è stato decisamente? Ah, quella è una bomba atomica sicuramente. Oh, lo so, lo batte di tua nonna. Ok, perfetto. Lo so, porta pazienza. Pare... no, beh, ragazzi. Qua sono super mega morto. Aspetta. Non ce la faccio. E vabbè. Allora ditelo. Lo so. Hanno vinto i comunisti. Mi hanno bombardato tutto. Oh, un obiettivo l'ho completato. I comunisti hanno vinto, non in cariola. Porco cane, sei stato difficile. Allora, fatemi vedere. Buongiorno, vorrei riutilizzare il mouse. Quale obiettivo ho completato? Ottieni un record di 10.000. Ah, che peccato. Potrei probabilmente realizzare una combo da 10 solo nei livelli più difficili, in cui ti attaccano letteralmente da tutti i lati. Stavo giocando in difficile. Che cocchio. Vediamo un po' come far guadagnare. Come al solito 5-11 sembra essere quello più corretto. Yay, ottimo. E abbiamo provato un nuovo gioco. Aspetta, cos'è che era successo nel frattempo? Mi aveva avvisato di cose. Ah, i panni, su, giusto. Io me ne frego dei panni e vado a staccare le gomme da masticare. A posto, a parte che ci abbiamo $3.000. Vabbè, questi non li avevo depositati. Mi sono completamente dimenticato. Ma santo cielo. Ok, così domani possiamo ordinare anche il resto. Allora, come si gioca? Non lo so. Oh mio Dio, io non so neanche le regole. Non so. Con quale schermata fai? Che non me lo dici? No, non so le regole. Ok, ho preso il controller, così è più semplice. Wow, non sembra poi così male. Allora, vai di big colpone. Mi sa che... No, vabbè, ho mandato in buca quella dell'avversario. Per davvero. Ah, obiettivo completato. Ho completato l'obiettivo senza saperlo. Allora, presumo di dover mandare in buca tipo questa, quindi faccio azunde. Ok, una l'ho mandata in buca, l'altra si è sparata da qualche parte, che non ci è dato sapere. Quindi io continuo a giocare finché le butto in buca. Quella è mia. Dovrei riuscire a buttarla dentro se faccio così, vediamo un po'. No! Dai, è rimasta in bilico, non ci credo mai nella vita. Ok, ora tocca al mio avversario.
Quindi lui deve buttare via quelle... Butto dentro la mia? Deve buttare dentro quelle mezze colorate, ragazzi. Passatemi il termine, come ho detto sono ignorante come lo schifo. Bravo! Ha quasi buttato dentro la bianca. Aspetta, qualcuno mi disse che la 8 non andava buttata dentro. Quindi se io faccio tipo un tiro... Pia... Oh mio Dio, che tiro sculaterrimo! Dite che ce la faccio quella palla laggiù, vai! Ma dai, ma mi hai chiaramente mentito! Ma mi hai mentito proprio spudoratamente! Il mio avversario se la sta cavando meglio di me! E che non lo... Porco cane, ne è così buttata dentro una? Guarda, c'è la 14 che è proprio l'imbilico! Ha buttato dentro la bianca! Cassetta del Re Cesare è pieno! Lo so, portate pazienza! Sono un ometto impegnato! Allora, se riuscissi a buttare la verde in buca d'angolo, sarei un ometto molto felice. Sono successe cose. E di certo la verde non è andata in buca d'angolo. No, io almeno una che vada dentro. Non ce la faccio mai, se no di sto... ho buttato dentro la sua. Ma porco cane. Ma non ci credo mai. Se ho capito, ho capito. Se anche lui buttasse dentro la mia. No, eh. Vai. Oh, una ne ho buttata dentro. Yay. Dimmi che era la mia. Che non era quella del mio avversario, che sennò piango nel profondo. Ok, verde, vogliamo collaborare io e te? Abbiamo avuto un passato problematico. Oh, alleluia, alleluia. Cioè, il mio avversario ne ha solo una da buttare in buca? È impossibile che io riesca a rimontare completamente? Dai, porco cane. E lui fa buca tranquillamente. Vabbè, l'ha fatta anche bene. L'ha fatta anche bene. Ok, 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 ho perso. Ho tutte le cassette piene. Devo buttare dentro la 8 adesso? Ah, è così che funziona. No! Ok, sì, però al prossimo tiro ce la fa tranquillamente. Se riuscite a buttare dentro l'arancione per una leggerissima botta di culo. No, l'arancione si è sparata in qualunque direzione, ma dentro non ci va. Gliel'ho praticamente servita. È impossibile che non riesca a buttare dentro la palla nera, la 8. Oh mio Dio, non l'hai buttata dentro per davvero. Yay! Gioco te lo chiedo in ginocchio. Quella cocchio di arancione non vuole andare dentro. Guardala! Guarda che gliel'ho messa esattamente giusta. Gliel'ho messa esattamente giusta per far buca. Non ci credo. Poi ditemi se non è... Beh, anche te sei pirla però, eh. Dai, è un tiro impossibile da fallare. Oh, perfetto. Grazie vita. Ok, ora gira per bene. E con una leggerissima dose di culo butta... Porca! Che culo! Che super mega immane botta di culo! Aspetta, 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 aspetta. È ancora tutto possibile? Il telone può sognare? Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Ah! No, no, non può fallire. Oddio. No, no, non può fallire. Ti prego, ti prego, ti prego, dai. Ho fatto troppa strada. Ok. Sì, ma sono praticamente vicine l'una all'altra. Ok, il tiro è buono. Vai, vai. No! Soffro tantissimo, sono tipo le 3 di notte. Vaffanclub. Vaffanclub, con te non ci gioco più. Con te non ci gioco più. Sono le 2 del mattino passate, vai a casa, dice il gioco. Lo so. Ok, 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 non arriva neanche più l'autobus, buongiorno. Ah no, proprio l'autobus non passa. Vediamo un po' se sono arrivato puntuale alle 8 del mattino. Sì, lo so che è venerdì, fammi vedere l'orologio. Sono curioso di scoprire. No, sono arrivato puntuale. Ok, pensavo molto peggio. Lo so, abbiamo le cassettine piene in giro, porta pazienza. E non ho neanche comprato i cabinati nuovi. Coccane. Per fortuna che abbiamo completato gli obiettivi secondari. Guarda denaro! Cioè, con le freccette sono diventato il campione internazionale, porco cane. Mentre invece con il biliardo, proprio no. Vabbè che non conoscevo neanche le regole, eh. Cerchiamo di essere comprensivi. Ui, là, sto Woodgal da quando l'ho potenziato rende uno sfacelo. Ok, abbiamo 2400 dollari, questa l'abbiamo già prelevata. Ok, il biliardo si chiama Hustler. In che difficoltà era? Difficile, porco cane. 6,50? E non sarebbe poi così male. 7,17, lascialo così, non toccare nulla. Qual è l'obiettivo che ho completato? Manda in buca due palle con un tiro, senza neanche rendermene conto. Vinci una partita contro l'IA, vinci tre partite contro l'IA. Tutti obiettivi... Buongiorno signore, grazie per essersi teletrasportato da noi. Dicevo, tutti obiettivi comunque molto ma molto fattibili. Guarda, guarda, cioè, siamo pieni di roba letteralmente dovunque. Per quanto ammettiamolo, sto tavolo da biliardo ci sta che è uno spettacolo. Ci starebbe meglio se fosse dritto.
So che l'ho detto un sacco di volte, eh. Levati, aspetta che ho messo. Guarda, bottigliette e schifi dovunque. La gomma da masticare te la appiccico su per il CCN, capiti la prossima volta. Video air hockey si è rotto. Ma c'ero proprio davanti, come ha fatto a rompersi? Oh mio Dio. Un'immane quantità di bug peraltro, aspetta. Bug come non ci fosse un domani. Mi piace che li prendo proprio a ditate io. Che schifo, chi è che prende a ditate le piatole? Aio! Rotti maroni, vieni qua. Perfetto, riparato come farebbe un tecnico informatico. Stendiamo un velo pietoso. Allora, fatemi depositare tutto il vile denaro. Dovremmo avere uno sfacello di soldi. 6.200. Secondo me, gente, qua si compra tutto. Vediamo un po'. Abbiamo Vostok 2093. Ma perché tutti i nomi così tanto russi? Ma vabbè, dettagli. Shuttlecock. Come Shuttlecock, scusi? Ah, è il gioco di badminton. Non so cosa sia. Ammetto, sono profondamente confuso. E abbiamo comprato tutto. Sì. E il bello è che mi avanza ancora denaro. Cosa vuoi di più dalla vita? Ecco, magari servire un po' di clienti, perché sennò mi si incocchiano proprio una cifra. Oh, il lato positivo è che padre ha smesso di rompermi le balle, quindi posso andarmene quando mi pare e piace, e non c'è più la sua telefonatina tutto stizzito con la scopa su per il culo. Una volta tanto le buone notizie. Devo capire se i guadagni della lavanderia dipendono effettivamente da quanti panni io metto a lavare, stendere tutte cose. Guarda, dice $203. Sembra che guadagniamo comunque, anche se non ci perdo troppo tempo, a far finta di lavare correttamente i panni delle genti. Maronne, voglio i sacchetti più grandi. A posto, altri $30 che ormai per me non significano nulla. Come ho detto, non ha senso mandare avanti questa attività. Eppure, mi sento compulsivamente costretto a badare nonostante tutto. No, aspetta, no, non volevo mettere a lavare i panni. Non se ne può più, basta. Però sapete che vi dico? Sono pieno zeppo di danaro. Il che mi fa strano, ma vabbè, dettagli. Come cocchio è vestito quel tizio? No, scusate, il mio vicino scompare? Sì, purtroppo sì. Io capisco che sono i primi anni 90, però no, abbi un po' di rispetto per te stesso. Allora, non me ne frega niente. Quest'oggi si va a casa prima e mi porto a casa la monnezza, come potete vedere. Ma voglio i nuovi cabinati. Piano, questo è bello grosso. Parapapà. Vostok 2093. Speriamo siano cose divertenti che non facciano tirare pochi su premi al telone. Senti, vediamo di metterli tutti al centro per adesso. E non dimentichiamoci del famosissimo, non mi ricordo come si chiama, perché l'ho ordinato senza guardare il titolo. Parapapà. Ah, Shuttlecock. Che cock è il... Beh, ma dov'è il gioco? Scusate, vedo solo delle manopoline. Cos'è sta roba? Manopoline e basta. Devo andare a chattare. Aia. Aia, aia. Vorranno qualcos'altro probabilmente. O forse padre ha scoperto del mio traffico illegale di videogiochi. A proposito, dovevo completare Space Race Simulator. Avevo degli obiettivi secondari anche qua. Oh, me ne sono dimenticato. Ok, dopo vado a chattare con padre. Qua lasciamo tutto così della serie. Chi se ne frega. Però sì, sta aumentando l'immondizia in sala giochi. Mai vista così tanta. Ve lo garantisco, mai avuto tanto schifo buttato letteralmente in giro. Che tanto so che c'è la classica bottiglietta in culolandia. Allora, maronne, sono tutti gli uni differenti rispetto agli altri. Questo ha lo schermo buttato molto in dentro. Obiettivi: vinci una partita a Shuttlecock al match point. Sconfiggi l'IA senza concedere nemmeno un punto. Completa 10 round e sconfiggi l'IA 3 volte. Allora, facciamo... ma che è già in difficile. Sono mica scemo? Ovviamente usciamo e rientriamo. Ho preso anche il controller, così sono sicuro che intanto abbia resettato il livello di difficoltà. Mi auguro. Ok, non abbiamo iniziato bene. No, beh, ragazzi, questo è uno di quei giochi che ha fatto la storia. Ma veramente la storia? È che non sono bravo a calcolare i rimbalzini. Se può sembrare una cavolata, ma decisamente non è il mio settore di competenza con questo gioco. Dai, sto perdendo così brutalmente contro l'intelligenza artificiale in difficoltà facile. Non è che magari ho messo difficile perché mi sono tipo rincretinito, ma vabbè, dettagli. Non ci credo. Non so se il punteggio deve arrivare fino a 5. Aspetta, aspetta. Dai, lasciamene vincere una. Lasciamene vincere una. Aio! Mi vuoi lasciarvi? Ma che roba? Si è fissa? No, mi sa che l'ho rimesso in difficoltà. Porca di quella iperporca. Non può essere facile. Ma neanche se vuoi. Non posso essere così imbranato. Cioè sì, posso essere così imbranato. Assolutissimamente sì. Vediamo un po' se adesso riesco a fare un... No, no, sono proprio io che sono negato. Decisamente sono molto molto negato. È qualcosa di incredibile. Guarda, no, 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 no.
se fai un altro punto, giuro che... Ok, 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 no, Q, Q, sto cercando di premere. Cosa sto, cosa ho quest'oggi? Andiamo a Vostok, che è meglio. Tanto i soldi li ho fatti. Oddio, cos'è sta roba? Bello, cioè bello, non so nemmeno io. Ah, devo sparare le navette? Aspetta, 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 fammi prendere il controller. Fammi prendere il controller, che è decisamente un gioco da controller. Che probabilmente devo anche evitare i colpi delle navette nemiche. Ora me ne sono accorto che mi stavano sparando. Questi li devo raccogliere, sì, questi li dobbiamo raccogliere. Ok, allora, datemi un secondo. Datemi un secondo che intanto controlliamo prima di tutto gli obiettivi. Completa un'ondata senza subire danni. Completa un livello di Vostok senza uccidere nessun nemico a parte il boss. Compra tutti i miglioramenti, completa tutti i livelli. E' una fetta di culo. Sparamelo in facile, che non sarebbe poi così male. E... ricominciamo. Perfetto, sarebbe stato più semplice sparare con i grilletti. Ma mi accontento. Ah, posso tenere premuto il tasto? Perfetto, quindi non devo stare a spammarlo in continuazione. Aspetta che ricordati di schivare i colpi, Lonino, che non mi pare la peggiore delle idee. Il gioco dà per scontato che io sappia le regole e tutte cose. Aspetta, hanno detto che c'erano dei potenziamenti, quindi probabilmente i prossimi livelli. E arcaboia, me li potrò semplificare. Aspetta, 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 casino. Ok, la mia barretta della vita è a 67. Uffo, assolto, è rotto. È rotto, Giorgio. È il gioco, è rotto. È il boss quello? Caboia, non so se sia il boss, ma di certo è arrabbiato con la vita. Cacane. E non si può sparare in orizzontale in questi giochi, vero? Io non li ho mai fatti. Cioè sì, ci ho giochicchiato una o due volte, non dico di no, ma non sono mai stato un grande fan. Ah, adesso ho visto la chita boss sotto. Quindi riuscire ad abbatterlo potrebbe essere più difficile del previsto. Ancora parecchia vita. Ok, dobbiamo aspettare che lui la smetta di sparare. Ok, ok, in fin di vita, aspetta. Ok, riapprofitta. Erca boia, lo sapevo. Ehi, ehi, buona, buona. Ok, vorrei spararle, signor boss. Ok, l'ho fatto esplodere. Bene, come si acquistano i potenziamenti? Sì, lui è partito verso l'infinito e oltre. Cosa sto guardando? Oh, ok, abbiamo 2492. Possiamo aumentare i danni per 5000. Sparare più proiettili, presumo. Oh mio Dio, aumentare la vita. No, so che ci sono dei vestiti bagnati. Ok, aumenta la vita, ottimo. In effetti adesso abbiamo 125 di vita, come potete notare. Però sì, è la valuta che farà da padrona per riuscire a determinare il mio successo. Oh, i nemici sono cambiati. Ok, cerchiamo di fare un po' più di dindini, che non sarebbe male. Ogni tanto quando facciamo danni critici compaiono in rosso. Ciccio, la smetti di coprirmi con le scritte e la schermata? Dai, Oh, ma stanno a far chiurlo, porca boia. Aio, colleghi di Crypto, portate pazienza. Se non avete visto Destroy All Humans, siete persone orribili. E niente, ti li lasciamo andare. E che... oh, che sparano anche da... da sotto sparano. Gioco, ma non vale. Ma dai, poi sono anche troppo veloci. Come faccio ad attaccarli? È impossibile. Oh, è aumentata la velocità di colpo. Sta arrivando il boss, sì, mi sa che quello è il signor boss. Salve, signor boss, che fa? Oh, marone. Ok, ha degli attacchi molto, ma molto intriganti. Aspetta, ma ha fatto male, qua ci muoio. Fetta di cuculo. Cos'è che mi ha colpito? Qualcosa mi ha colpito. Aspetta che c'è anche i minion, purtroppo. Aiuto. Ciccio, è giovine. Sto diventando competitivo. Oh, almeno questo gioco è più elaborato degli altri che abbiamo fatto in passato. Non è poi così malvagio, vai. Guarda che sono tutti un po' tostini, sti giochi da sala. Giochi. Aspetta, aspetta, vai, 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 beccalo, 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 beccalo. Aspetta, schiva, schiva, schiva. Schiva di nuovo, è fatta, ci muore. Oh, lo abbiamo eliminato finalmente. No, come 4992, avevo robe a 5000 da prendere. Guarda che roba, mi incocchio tantissimo. Possiamo probabilmente migliorare il sistema di attrazione delle risorse. Ah, ho visto sotto che ci sono i puntini che si illuminano a seconda della quantità di potenziamenti che puoi ottenere. Velocità di movimento. Velocità di movimento non sarebbe poi così male. Vita massima. Potenziala un altro po'. Che cocchio devo fare pure io? Oh mio Dio, sono ancora più strani di prima. E sono ancora molto più resistenti di prima. Sì, ora attiriamo le risorse da una distanza maggiore. Ma non riesco ad attaccare nessuno, però io. Scusate, ma io come faccio a schivarle ste robe? Non è che poi scopro che c'avevo tipo degli scudi. Ho provato a premere altri tasti, ma non è successo nulla. No. Qua ci moriamo. Ben prima del boss, parola dello zio Telone.
Erca boia. Erca boia. Erca cane. Ne arrivano altri. Potevate darmi uno scudo? No. Sarebbe stato troppo semplice, Lon. Cos'era sta roba? Sono sparati tutti molto rapidamente. Ok, che almeno raccolgo qualcosa. Ok. Aiuto. Raccogli altre cose ancora qui. Non ce la faccio da batterli. Col sistema di armi che abbiamo è un casino. Oh, sta arrivando il boss. Avete visto? Con quanti attacchi. Non ha provato a farmi fuori. No, mi si sta intippando malissimo il cervello. No, no, ragazzi. Come si prevede che io lo attacchi sto tizio? Qualcuno me lo dica per favore. No, qua ci muoio. Qua ci morisco, ma proprio una cifra. Ah, mi si sta intrippando malissimo il cervello. Ma proprio male. Aspetta, aspetta. Una fetta di culo era inclusa nel prezzo? Vai, vai, attaccalo, 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 attaccalo. Aspetta. Oh, sto schivando l'infinito e oltre. C'ho due di vita. C'ho due di vita. Niente da fare, niente da fare, niente da fare. Ci abbiamo provato, gente. È stato un piacere conoscervi. Ah, gli rimaneva tipo il 20%. È game over, però è bastardo. Ah, ma ti mantiene i potenziamenti. Vedete che abbiamo 150 di vita. Ah, quindi alle run successive è tutto molto ma molto più semplice. Ah, ok. Ok, il telone approva. La cosa intrigante di Arcade Simulator è che qualcuno probabilmente si è messo anche a riprogrammare i vecchi videogiochi. Ma che non è una cosa da poco, eh. Cioè, non so se hanno preso tipo delle ROM e via dicendo, già disponibili di roba vecchia di 20, 30, 40 anni fa, quando porco è stato. Ora che ci penso bene, non ho controllato se dopo la boss battle mi ripristinano completamente la vita, perché allora potete permettermi di rischiare di essere ferito in modo tale da velocizzare lo scontro con il boss. È che a 5000 non ci arriviamo. Vai, 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 fallo fuori, fallo fuori. Non me ne frega. Ed eliminato, obiettivo completato. Qualcosa ho fatto. Non si sa cosa, 4007. Arrivo sempre a un passo da quel maledetto 5000. Senti, miglioriamo la velocità di movimento a questo punto. E appena possibile dobbiamo migliorare anche i laser, che tendenzialmente penso siano le nostre armi. Non è che mi sembra di essere molto più veloce, eh. Ci arriviamo a 5000 però. Chiusura attività 23. Sono già le 23 di sera. No, ho perso una mare di tempo a giocare questi giochini secondari. Ok, lo ammetto, la boss battle è stata più semplice. Ora che mi posso muovere leggerissimamente meglio. Sì. Ed è morto alla grande. 5006. Oh, ora ragioniamo. Finalmente possiamo aumentare i danni. Yay. E prossima volta 10000. La fetta di culo era inclusa. Ok, aspettiamo che ci attacchino, così posso valutare se siamo tanto più potenti. Quanto eravamo? 1,75 mi pare prima. Ora facciamo 2,5. Sì sì, fa tutto brodo. In effetti, ok, li abbatto un po' più rapidamente. Però devo smetterla di andare in bocca al nemico. Questo gioco è stato sviluppato in modo tale che tu sia costretto a completarlo più e più volte, fin tanto che hai talmente tanta vita, resistenza e rigenerazione dello scudo stesso, che te ne freghi altamente se ti feriscono. Però giochino interessante, ammetto, m'ha preso. Se ci sto tanto su un gioco vuol dire che ha convinto il telone. Che ore sono peraltro? È talmente tardi che non riesco neanche a tirare sull'orologio. Aspetta, dovevo andare a chattare con qualcuno ora che ci penso bene. Vabbè, la sala giochi ha fruttato anche troppo. La lavanderia non abbiamo guadagnato niente. Cassetta piena Research Chaser. È vero, è vero, è vero, è vero, me l'avevate detto. Guardate panni. Guardate panni dovunque, monnezza dovunque. Chi più ne ha più ne metta. Allora, aspetta che raccolgo il maltolto da tutte le varie macchinette. Un'altra caratteristica positiva di un gioco del genere, nonostante la sua semplicità, è proprio il fatto che, avendo tanti minigiochi al suo interno, ti ci perdi le ore e non te ne rendi conto. Buongiorno. Raccogli tutto che è meglio. Va soldi. $2000 e probabilmente ci serviranno. Allora, andiamo a vedere chi desiderava parlare con me. Ah, è mia sorella. Ehi Ash, dammi una buona notizia. Cioè, gli affari vanno bene, credo che papà sia così fiero di me. Non esageriamo adesso, cioè, non che l'abbia detto, eh. È più una questione di tono che ha usato e non ha detto parolacce. Ah, te la stai cominciando a cavare da sola, ottimo. Ed è divertente aiutarti, peccato non vedersi più spesso. Già, anche prima che partissi per il college, pensavi solo allo studio e al teatro. Sapevo a malapena di avere una sorella. Già. Ehi, che ne dici di delimitare una parte della lavanderia? Portare più avanti i cabinati? Peppe, davvero? Cioè, assolutamente. Dirò che stiamo effettuando qualche miglioria e sostituendo le vecchie apparecchiature con delle nuove. Papà lo apprezzerà tantissimo, è tecnicamente vero. Quando vuoi, eh. $5000? Ma io dove li trovo $5000? In verità li abbiamo quasi, non sto scherzando. Scusate, ho versato tutto il capitale, ne abbiamo 4883.
Fidatevi che mi è venuta improvvisamente voglia di controllare questo, non di lavorare. 200 dollari! Abbiamo il capitale! Ok, datemi giusto un secondo che provo a dare una parvenza. Sacchetto pieno, tua nonna è piena. Ora ho capito, c'era un altro potenziamento. Ecco perché là fuori è tutto in corso d'opera. Yay, altri 30 dollari. Quindi fatemi capire bene. Sparisce tutta la lavanderia? Per davvero? Posso smetterla di palpeggiare la biancheria intima degli sconosciuti e metterla tutta sporca nelle lavatrici, che la gente arriva qua con le peggio... Sì, insomma, potete capire cosa ci sia sulle mutande altrui, gente. Non ve lo devo descrivere io. E non è che i miei clienti siano gente altolocata che c'ha il culo, insomma, di un certo livello. Ok, a posto? Vediamo di avere una novantina di euro extra. Io concludo anticipatamente la giornata, ve lo dico onestamente. No, devi scaricare tutto il capitale, Lonino, che non si sa perché deve essere messo nella cassaforte. Altrimenti al gioco non va bene. 5200, perfetto, shop fitter, ordina tutto. Non mi resta praticamente nulla. E quindi vuol dire che ci saranno ancora cabinati. Davvero non la finiamo più. Aspetta, funziona tutto? No, vedi che qualcosa si era rotto. E vabbè, cos'è sto schifo? Vai via, maledetta creatura immonda. A posto, porco cane, mi ha fatto perdere denaro, probabilmente non me ne sono reso conto. Il resto è completamente operativo. Guarda, 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 guarda. Cioè, sopra l'hai messo. Cioè, non mi voglio arrabbiare, non mi voglio... Oh, cane, giuro che ti ci affogo con le gomme da masticare. Te le ficco su per le narici la prossima volta. Ok, Torino, va tutto bene? Sì, certo, sono in pace col mondo. Ad ogni modo, tornando a noi, mi sono completamente dimenticato che avevo un obiettivo... Di Space Race Simulator, va bene, una qualunque mappa. Devo semplicemente fare un po' di strada. No, non sto scherzando, devo solo fare un po' di strada. Oh mio Dio, non mi dire che l'ho lasciato in facile, quindi mi ha reso di meno. No, non è una mappa facile. Devo fare tipo un tot di chilometri, non sono neanche obbligato a farli correttamente. L'importante è che il parametro distanza è in alto a sinistra. Non so, arrivi a 15. Che cocchio adesso. Vai. Tanto abbiamo veicoli che vanno a 380 km orari. Come l'ho detto, 475, perché li avevo potenziati. Aspetta che mi vai fuori strada. C'era un altro terreno. Dovremmo essere a posto. Faccio giusto un altro paio di chilometri. Per sicurezza, levati barbone. Immaginate se ci muovessimo per davvero a 475 km orari. Cioè, non so quanto vada un aereo, ammetto l'ignoranza. Aiuto! Beh, lungo le strade sarebbe qualcosa di impossibile. Sì, mi sa che era infacile, perché è tutto un rettilineo del cocchio. Aspetta, aspetta. Ce la faccio, ce la faccio. Non ce l'ho fatta. Ok, 15 km dovrebbero essere più che sufficienti. Allora, per esperienza, fermati. Non devo uscire dal cabinato prima di aver perso la partita, altrimenti non me la considera come completata. Non avete idea di quante volte ho buttato via i progressi all'interno delle sfide perché non avevo seguito... Yay! Vedete, obiettivo completato. La suddetta regola, possiamo potenziare cose. Potenzia l'accelerazione, cioè, non che cambi nulla, ma vado ai dettagli. Ok, siamo a posto e... Sono un pirla! Ho perso praticamente denaro. Ok, abbiamo completato tutti gli obiettivi. Possiamo guadagnarci 15 e 23. Mi ritengo molto molto soddisfatto. Sono le 13. Dite che se chiudo tipo 10 ore prima qua... qualcuno se ne accorge? Guarda lì! Ma siete delle bestie voi altri. È che mi dispiace buttarvi il denaro, visto che ci serve assolutamente per acquistare altri cabinati. Non mi voglio arrabbiare, ma è saltata la corrente in tutta la via, esattamente durante la cutscene, compadre. Io prego che me la faccia rivedere. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Ho sentito rumori brutti. Sì, padre, tranquillo. Però, come potete notare, l'edificio di fronte al mio è decisamente messo molto meglio. Non c'era sta vernice nuova, le impalcature, tutto. Beh, forse le impalcature c'erano, ma la vernice sono sicuro di no. Qualcuno mi sta ciulando le idee. Qualcuno mi sta ciulando le idee, porco cane. Per adesso l'esterno sembra abbastanza uguale.
Sì, non noto grandi differenze. O è una mia impressione? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Abbiamo decisamente un po' più di spazio. Ora il gabinetto si trova dall'altra parte. Molto interessante. Quindi abbiamo ristretto la lavanderia, come potete vedere, che fa sempre schifo al cocchio. Ah sì, non ho riattivato il cheat, quindi ora le lavatrici sono tutte più normali. Tanto la maggior parte non le usavamo. Ho capito, bip bip, porta pazienza. Guardate che spettacolo. La porta automatica. Ma non ci credo mai nella vita. Guarda che c'è subito la pizza davanti al mio ufficio. Quindi il bagno è da questa parte. Ora, come ho detto, avendola allargata, ovviamente c'è monnezza dovunque. Il bagno mi sembra sempre uguale. Sì, ci sono ancora le gomme da masticare di quei bastardoni. Perfetto, rimossa. Probabilmente il gabinetto si bloccherà comunque. Beh, ma qua è uno spazio in cui possiamo mettere dei cabinati, mi auguro. Tanta roba ci possiamo mettere. Ma poi come passa la gente? Scusate se ci abbiamo messo roba. Vabbè, in qualche modo combineranno. Guarda! Mi hanno sporcato tutto, i fetentissimi bastardi maledetti. Ok, ora ho capito dove metteremo il resto dei cabinati. Solo che, ragazzi, mi sa che sto gioco è davvero molto più lungo del previsto. Scusa, questo è il mio ufficio. Pedave... Maronne. No, il colore è orribile, quello delle pareti. Però, rispetto a prima, è decisamente molto meglio. Mi piace. Ah, la spazzatura lascerà anche qua dentro. Ovvio. Ovvio, peccato non poter tirare sulla tendina qui. Però ricordiamoci com'era all'inizio. Volevo controllare se c'erano... Oh sì, gente. Fruit Crash. Bugai. Perché c'è lo sgabellino lì davanti? Ok, cosa mi mancava? Bomb Dude. Barkanoid. Tamp Gopher. Oh mio Dio, c'è acchiappa la talpa. Hanno messo quel cocchio di acchiappa la talpa. Non ci credo mai nella vita. Bello, eh? No, davvero un ottimo lavoro. Complimenti allo sviluppatore. E che mi sta salendo a me i big traumi per dover imparare tutti i vari giochi. Continuate a buttare la monnezza sopra il bidone, eh? Mi parla cosa migliore sotto cielo. Buona signori, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua, anche perché sono in partita da 4 ore. Come avete visto, il gioco non è ancora finito. Mi sa che probabilmente convertiremo anche tutta la lavanderia di questo passo. Nei commenti allora fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti vi tiro le palle da biliardo. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!